La preside Pina Cervellino, presidente Unilabor, in questa veste di organizzatrice e promotrice dell'evento, della presentazione del libro L'ultima fatica di Raffaele Nigro. Ecco, si è diciamo una nuova svolta. Perché con Raffaele? È un evento rilevante che abbiamo auspicato da parecchio tempo, fin dal settembre, quando Raffaele fu qui in mezzo a noi. È un evento che ha trovato un forte coinvolgimento del Comune, della Fondazione Fortunato, del FAI, del Voltore Melfese e ancora delle associazioni. Particolarmente attiva è stata senza dubbio l'Archeoglob, che ha condiviso la nostra iniziativa, ecco, l'iniziativa promossa da noi, ed ha ovviamente offerto il suo contributo operativo. E tutte le piccole associazioni, anche le associazioni territoriali, in fondo hanno fatto sentire la loro condivisione. Ecco. Per cui c'è un ringraziamento certamente a tutti, in primis anche al sindaco, che veramente ha manifestato in questa occasione una grande sensibilità culturale. Dicevo che qual è il senso di questa scrittura? È una scrittura originale che coniuga epos, romanzo storico e antistorico, e realismo magico e nuovo meridionalismo, in una struttura narrativa dal forte substrato storico, geografico, astronomico, ecco, direi gastronomico, antropologico. E molte sono le chiavi di lettura di questa opera, dall'epos all'eros, all'angolazione memoriale biografica ed ancora a quella che è la dimensione elegiaca, idilliaca e anche alla vis comica, quella vis comica che sembra richiamare i Sales di Plauto, la grassa prorompente comicità di Plauto. Per cui è un'opera singolare, nei suoi vari registri, nel suo stile plurilingue, è un'opera da scoprire, per la sua ricchezza storica, per il rigore storico documentale, per anche il groviglio dei sentimenti, per quell'universo umano che si connota in tutta l'opera, direi anche per le angolazioni, quelle angolazioni culturali che si stratificano, per appunto lo stile plurilingue, aulico, accademico, plebeo, idiomatico, ma è soprattutto un libro che conclude con un insegnamento educativo. In fondo il personaggio fugge dalla ferocia della storia e ritrova nel luogo natio, nella nostra terra, quel radicamento di valori che la civiltà e la storia, nella sua logica della ragione di Stato, non riesce a cancellare. Miniera pertanto veramente singolare quest'opera, che consigliamo di leggere per la ricchezza, ecco, per la ricchezza delle sue direi, modalità operative, direi ancora perché sostanzialmente è un romanzo poliedrico, un romanzo che ci offre una umana, singolare biografia di Federico II, contribuisce alla conoscenza della sua storia e anche alla conoscenza del nostro territorio. Gentilissimi e carissimi presenti, ritorna in mezzo a noi Raffaele Nigro, a cui ci sentiamo legati da una ancestrale amicizia e dai sensi di una profonda stima. Dopo la lectio magistralis, che avevo modo di apprezzare a settembre, di Raffaele, nel convegno promosso dall'Unilabor sull'universo dantesco, convegno in cui gettiamo forse le premesse già di questo nostro incontro, di questa presentazione, essendo il libro in fase di pubblicazione. Dicevo, dopo quel momento, oggi egli è qui con noi e la sua presenza suscita il forte coinvolgimento, il coinvolgimento dell'amministrazione comunale, nella presenza del sindaco Mario Viniti, che io ringrazio non solo per il patrocinio ma per la sua particolare sensibilità sociale manifestata in questa occasione. Ringrazio altresì la Fondazione Fortunato
e il fante del vulture del fese alto gradano. Ringrazio le carissime amiche per aver accolto il mio invito, essendo delle istituzioni nascenti e in grado di operare con incisività su questo nostro territorio. Ha collaborato altresì a questa nostra iniziativa l'Archeo Club, che ha condiviso con pienezza questa iniziativa. L'abbiamo in fondo anche costruita insieme. Ecco, come è emerso anche in quest'ultima fase finale, in particolar modo, in cui ho apprezzato nella divulgazione anche dell'iniziativa, e soprattutto io direi una condivisione che in verità nasceva da questo progetto a monte dell'Elabora, per cui abbiamo operato con sintonia con l'Archeo Club, con dinamico presidente Antonio Cecere, e altresì, ecco, dicevo, con Giovanni, il carogissimo Giovanni, che ha offerto un validissimo Marino, che ha offerto un validissimo supporto tecnico. E devo dire altresì che anche tutte le associazioni di questo territorio, dal circolo 73 col presidente, il carissimo Angelo Nardozza, all'Ucico con Nina Chiari, alla FIDAPA con Rosa Spera, con la presidente Rosa Spera, ancora, dicevo, alla Proluco, che ringrazio anche per la collaborazione anche costruttiva offerta anche stamattina nell'allestimento del tutto, e consentitemi anche di ringraziare la nostra socia, la carissima socia dell'Unilabor, la carissima Rosa Prezioso, che ha convenito anche dare un tocco di eleganza, di affidatezza, giusta cornice per la presenza di Raffaele. Anno solo presentai in questo palazzo fortunato un bellissimo testo di Raffaele Nigro, Malva Rosa, che dopo l'epopea dei fuochi del Basento, crepuscolo della tradizione, rappresentava la stagione del mutamento, del cambiamento. Perché Eustachio Petrocelli e l'amico tunisino, catturati da guerriglieri tunisini, prigionieri non liberi, rivelano le loro identità, l'anima occidentale e l'anima orientale. E ritrovano una sintonia, una convergenza al di là della diversità. Ed è bello, come in quel romanzo, vedere coniugati due monti valoriali diversi, due geografie, il paese dei vivi e il paese dei deserti, in quello che è il grande dialogo interculturale in cui consiste la filosofia di Raffaele Nigro, che sempre sostiene che il nostro Mediterraneo non sia un mare di scontri, ma un mare di incontri. Leggevo in quel libro il nuovo meridionalismo di Raffaele, che con Franco Cassola, autore del pensiero meridiano, Cassola è uno scrittore, perdonatemi, con Franco Cassano, autore del pensiero meridiano, ha dato questa svolta al nuovo meridionalismo. E quell'opera mi piacque, perché sentivo in quell'opera il fascino del Mediterraneo, quel fascino che mi richiamava Polibio, che mi richiamava Sant'Agostino, Bossuet, ancora Le Goff, Huizinga, mi richiamava altresì le pagine, ecco, ancora più recenti di Guarrocino e di Aldo Moro. Nell'approccio al testo ci si pone un interrogativo: qual è il senso di questa scrittura? Di questa scrittura che ha certamente una singolarità, perché coniuga epos, coniuga romanzo storico e antistorico, coniuga
imperialismo magico e nuovo medievalismo. E li colga in una struttura narrativa ricca di antropologia, di storia, di geografia, di gastronomia. Un testo singolare e poliedrico. Certo, che ci colpisce perché cogliamo l'ars scribendi a Faeli Nigro, quell'ars scribendi che ha una sua caratteristica di una sorta di levitas che ci richiama Calvino, ma anche col suo profondo substrato storico e culturale. E molte sono per me le chiavi di lettura del testo. Dall'epos all'eros, alla dimensione elegiaca, idilliaca, alla regolazione memoriale biografica ed ancora alla viscomica, quella viscomica che serpeggia nel testo, che suscita anche la nostra ilarità, che crea addirittura molti sale sopravvini, quella grassa, probabilmente, comicità di Plauto. Topos primario del libro è per me il viaggio. Questo viaggio, in fondo, Aregus, secondo il famoso testo di Husband, un viaggio ritroso della vita dell'imperatore da 14 anni. Rivissuta questa vita dal suo fedele Guaimaro, dal suo cuore. Una narrazione coinvolgente, una narrazione che ha senza dubbio, dicevo coinvolgente, che trae la sua anima dalla rivisitazione della vita dell'imperatore da parte di Guaimaro, una vita che ha una forte storicità. Ed è questa una caratteristica anche di Raffaele, il rigore storico della narrazione, la documentazione anche puntuale di quel viaggio articolato nelle sue varie tappe. Ovviamente un viaggio che viene punito anche ovviamente da quel senso di fantasia poetica, e io direi altresì che viene condito anche da quella che è la vicenda biografica, umana, reale del semplice cuoco. Ma Costoria e Microstoria si fondono, partendo da un termine di riferimento a Po, il 1208-1209. In cui Guaimaro fugge da Delfi per aver assistito all'uccisione di due carbonari ebrei, fugge da Delfi e dopo tante traversie raggiunge l'imperatore, raggiunge, in verità non ancora imperatore, raggiunge Federico II. Qui una nota di comicità ci fa subito sorridere, perché il primo impatto di Guaimaro con Federico II è alquanto originale, ma direi indiscutibile, con una punta di scurrilità. Perché? Perché Guaimaro introva Federico nascosto sotto le lenzuola, che ha dolori ventrali, ha dolori del ventre, e si torce e si dimena come una serpe. E Guaimaro cosa fa? Guaimaro, o per le sue prestazioni mediche popolaresche, circonda l'imperatore di una corona di agli, perché l'odore nauseante, il rumore degli agli allontanerà i vermi. Sorridiamo a questa ovviamente originale, comica, ecco, narrazione del nostro Raffaele. Un romanzo di circomposito. Perché? Perché Guaimaro evoca la vita di Federico dai 14 anni. E siamo in quel momento, quel Federico che appare, guardate, a Guaimaro come una capra in mezzo alla strada, una capra, o addirittura come un povero Cristo, sono parole di Guaimaro, vedete, quel povero Cristo odiato e amato dai baroni e odiato e amato dal popolo. Quel povero Cristo che è costretto a matrimoni convenzionali. Ed ecco fin dalle prime pagine il matrimonio con Costanza d'Aragona. E ci colpisce quella pagina, perché? Perché
questi due giovani. Pensate che Federico ha soltanto 14 anni, perché in quel momento i due giovani nel plauso generale si ergono con la loro regalità, nella responsabilità del proprio ruolo. E questo giovane, questo adolescente, si sente un leone, capace di difendere la sua sposa, capace di difendere la Sicilia dal pericolo dei saraceni, dal pericolo di baroni ribelli che sono fomentati dai normanni e dai tedeschi di Ottone. E allora il romanzo, che ha assunto come Maro una dimensione memoriale, vedete, una dimensione memoriale, a un certo momento acquista anche, a mio avviso, una connotazione psicologica. Perché? Perché traspare delle pagine il complesso carattere di Federico. Federico energico, combattivo, virulento, ecco, feroce contro i baroni ribelli. Ma anche Federico luxuriosus, gaudente, come era vissuto nell'umile Palermo, abbandonato a se stesso come una capra, ecco. Quel Federico in fondo di Acuntius e di luxuriosus, come dirà sempre di Adamo. Un Federico al tempo stesso molto attento ai figli legittimi che rinsalderanno il suo impero, lo rinsalderanno anche con matrimoni convenzionali e non prodigo e non privo di attenzioni verso i tanti figli legittimi, ecco, disseminati nel suo regno. Vedete, Federico ancora irretito dall'ingerenza del Papa, che vorrebbe renderlo un vassallo, ma al tempo stesso ambizioso, perché desidera in fondo realizzare quello che è il disegno papale, la restauratio imperii. E seguiamo. Seguiamo con attenzione, seguiamo addirittura con un ritmo convolgente, devo confessare, vi ho divorato anche quelle 750 pagine. Con un ritmo seguiamo Federico nella sua epopea, ecco, in questo suo viaggio. Parte, pensate, da Palermo con panni umili, con vesti umili. Giunge a Messina ed è colpito a Messina da, ecco, e da Messina timoroso di quattro galee, di alcune galee pisane, nemiche, ecco, cerca quattro galee distanziate per procedere. Federico ancora che giunge a Gaeta, in quella che è la Campagna Felix, nella Tellus romana, nell'Urbs di Roma, quella Roma ricca di storia di 11 secoli, ma quella Roma altresì con la sua nobiltà straricca, come fa notare il nostro Rino Raffaele, con la sua nobiltà straricca e con il suo popolo tumultuante. Che cosa ci colpisce? La scrittura originale, una scrittura in movimento che ci fa sentire la temporalità della storia, la storia nel suo farsi, la storia nel suo divenire, in pieni, la temporalità della storia, e siamo catturati come in un climax ascendente da questo viaggio verso le terre, praticamente verso Trento, verso i vari Carpini, verso Coia, verso Costanza, quella Costanza che ricorda la madre di Federico II, precisamente Costanza d'Altavilla che ricorda la moglie e che sembra una trinità, dice il nostro Raffaele, bellissima questa espressione, una trinità al femminile di buon auspicio. Un viaggio che si piace anche nell'acme di Federico II, da Costanza dove viene definito Caesar, ancora, ecco, da Aquisgrana dove viene incoronato l'imperator romanorum, ed ancora a Roma dove viene incoronato da Onorio III imperator del Sacro Romano Impero. Certamente nel leggere questa epopea potremmo, ecco, circoscrivere il romanzo al genere epico, ma è un genere epico sostanziato di storicità, perché l'epopea di Federico II si
abbiamo detto, con una ricchezza documentale fortemente storica, con un substrato inimitabile, per cui quel genere certamente epico anche ha una sua connotazione più che mai storica. Leggendo, a mio avviso, possiamo trovare però una connessione col genere epico, perché secondo me Federico interpreta in fondo l'ardimento di Achille, il suo coraggio, il ciclo epico carolingio, perché Federico in fondo interpreta anche, o della chanson de Roland, potremmo dire, Federico interpreta anche quella che è l'astuzia di Ulisse e la sagacia di Re Artù. Perché? Ma a mio avviso possiamo parlare di vera astuzia odissea, che diceva Ulisse, in quel capolavoro di diplomazia di Federico, che addirittura elargisce doni ai baroni ribelli per cattivarsi la loro benevolenza. E non solo, ma offre questi doni in nome del popolo, non solo a nome suo, perché è anche questo, ma in nome del popolo per il bene del mondo. Vedete che capolavoro di diplomazia politica. Ed ancora più un sottile documento di diplomazia politica è l'accordo stipulato dopo la crociata, che consente l'accesso dei cristiani, abbiamo detto, a Gerusalemme, ed essi potranno così rivivere le emozioni di quei luoghi santi. Ovviamente contratto non condiviso da Gregorio IX, che scomunicherà il Papa muovendogli in anticrociata. Sono tantissime le chiavi di lettura. Una chiave di lettura, a mio avviso, appunto dicevo, è quella biografica sentimentale di Guémard nella sua vita, ecco, densa di amori, da quello, amori anche forti, da quello di Malaspina a quello ovviamente della tedesca, della bellissima tedesca Guten. Ma ancora, quella vita di Guaimaro che anche vive, porta con sé il dramma della sorella Sigelgaita rapita e violentata. Quell'amore che nel peregrinare in maniera fedele accanto all'imperatore fa sentire la sua nostalgia per il luogo natio, per la sua Melfi. Quell'amore che anche, ecco, quell'amore che diventa fedeltà all'imperatore, a cui il fuoco offre una delle sue privatezze, quelle privatezze capaci di certamente di soddisfare i nobili palati. Come notava Rubino, vi è una chiave di lettura importante, la sete di conoscenza, il desiderio di sempre nuovi orizzonti da parte di Federico II, nel promuovere il senso vero della cultura, la corte federiciana, quella corte che si arricchisce di uomini come Pier delle Vigne dal bellissimo stile ciceroniano e senecano, quella corte che si arricchisce di giuristi, non solo, ma di filosofi, di amanti del diritto, quel diritto che chiave certamente predominante, quel diritto che Federico riconosce come fondamentale all'armonia dell'impero, alla sua unità, perché l'impero trova il suo substrato nel corpus iuris, nella unicità della legge. Io direi l'exit cultura è il grande binomio che noleggiamo di Federico II, quella cultura che porta anche a sognare che la sua corte federiciana possa in sé esprimere le vestigia della grande corte di Alessandro Magno o addirittura della corte del Ciccolo di Mecenate e dei tempi di Augusto con i grandi poeti Ovidio, Orazio, Virgilio e Tibullo e Properzio. Quindi,
ma quello che ci colpisce è che egli vuole educare anche il suo servo all'approccio della cultura. Bellissima è questa espressione. Il mondo è grande e più grandi sono le cose studiate nei secoli. Per cui bisogna possedere la metà di quel pensiero per non mostrarsi un sovrano prossimo dei suoi sudditi. Guardate il grande concetto della cultura. E qui mi sento di ricordare quel bellissimo testo di Raffaele, Il viaggio a Salamanca. È un testo meraviglioso dove gli uomini più illustri della cultura italiana, dal Cercarsi all'Orca, a Calvino, a Pirunello, a Tomasi di Lampedusa, ecco, si recono a Salamanca, per ridestare dalla morte il sovrano, il sovrano della cultura, il grande maestro della cultura, Miguel de Unamuno. Per ridestarlo, per ritrovare in un mondo di consumismo e di produzione quella che è la magia della scrittura. Per trovare nei libri i segreti della vita. Non c'è più bella espressione, più alta, io direi, testimonianza del valore della cultura. Ecco, da, direi, non solo da quel viaggio a Salamanca a oggi al fuoco dell'imperatore. Un viaggio da non dimenticare. Si intreccia ancora nel romanzo, anche pagine idilliache, le pagine legate alla nostra realtà, al mondo, alla scoperta del nostro mondo faunistico in cui Federico ama immergersi per ascoltare le voci della natura. È bello nella freggeta di Monticchio quando egli si addentra per ascoltare le voci della natura. Ma questa parentesi idilliaca non è mai disgiunta da quella che è il desiderio, il disegno politico. E allora ammetti, mentre si concede quelle bellissime pause di Iliade, affida alla curia il compito di un'elaborazio del corpus iuris, un confronto con le leggi di Eugenio, con le leggi di Carlo Magno, anche di Cesare Augusto, di Ottaviano Augusto. E nasce quel corpus iuris che segna la nascita delle costituzioni sanitarie, che segna la nascita dello Stato, abbattendo l'anarchia, elevando ecco, ai giuristi e sostituendoli ai nobili e al tempo stesso migliorando le classi umili. E qui è anche bella ancora un'altra lezione che gli offre a Guaimani. Egli dice queste pagine di il popolo è un gregge di capre, poveri noi, ecco, è un gregge di capre che ascolta la pancia. Pensate quanto è veramente, è prettamente realistica questa espressione. E soltanto le leggi e la ragione sono la più alta forma di guida sociale. Vedete questo grande maestro, veramente dal segno di educazione civica che cerca di impartire al suo fedele Guaimano. Noi ci soffermeremo sulle pagine ispirate all'Eros, perché sono già state menzionate dal nostro Lubino, le tante mogli che sono, il grande amore e vero per Bianca Lance, che suscita la fantasia poetica, che crea addirittura una sintonia profonda e che trascende la collezione di donne fediliciane, che però sono il segno della procreazione, della facile capacità generatrice di Federico II. Non ci soffermeremo neppure sulla sua apertura al mondo arabo, in cui però mi piace cogliere la sintonia di Raffaele il Negro con, ovviamente, con la simpatia di Federico nei confronti del Mediterraneo. Anche qui è il nuovo meridionalismo che emerge a chiari linee. Questo nuovo meridionalismo ci lega a questa realtà, che non è soltanto quella simpatia assolata, ma è la realtà di luoghi santi, è la realtà della storia, è la realtà della cultura. E che cos'è allora quest'opera di Annuncio della Conclusione?
e una geografia. Che significa? Una celebrazione. Celebrazione del Federico in mano di una, di un effettivamente di Federico II. Una geografia, certo, che non ha caratteri enfatici, ecco. Una geografia però registrata con quel quid di ammirazione e con accenti sempre ieri e facenti. Ah, volevo adesso un elemento particolare che mi è sfuggito, ma devo dirlo per farmi sorridere. Quando Federico, scusate questo processo, questo feedback, quando Federico II viene accolto, ecco, nelle porte, viene accolto a Costanza, Ottone, al di là delle porte, urla e sbraita contro il fantoccio di Federico. E cosa accade, ragazzi miei? Che la gente da parte delle porte fa uno sberleffo Ottone, si abbassa i pantaloni, mostra il chiul verso la porta in segno di dileggio, in segno di, ecco, di scherno nei confronti di Ottone. È una parentesi, è una lettura questa che non potevo non ricordare per la sua grossilarità. Ma è una pagina che fa riflettere, perché ci pone in evidenza, lo diceva allora Federico, la crudezza di questa gente tedesca, che potrà soltanto dirozzarsi con la conoscenza della legge e della cultura. Dicevo, il Federico in mano registra anche gli ultimi anni della vita dell'imperatore, i suoi anni di essere fausti e di essere fasti, di essere memorabilis, della sua presa di licenza, della città nemica, della sua entrata in Roma, ancora di essere morabilis in cui Federico sfugge alla furia dei mongoli, ma anche giorni nefasti, quei giorni nefasti in cui muore Bianca Lancia per polmonite a Giorgio Giacone, quella donna che gli aveva dato tre figli e che appunto egli aveva sposato in articolo mortis per legittimare, ecco, la discendenza di Manfredi, dell'amato Manfredi, ed affidargli il regno di Sicilia. E le ultime pagine segnano l'incupirsi di quel mondo, ombre cupe che sembrano purtroppo segnare il frantumarsi del grande impero di Federico II. La ribellione delle città della Lega, la ribellione della stessa Firenze, la scomunica terribile, ecco, di Papa Gregorio IX contro Federico, spergiuro eretico, blasfema ancora contro Anticristo, una frase che troverà poi in Nietzsche, perché Nietzsche definirà Federico II un Anticristo. E dicevo, queste pagine, ecco, come anche l'atmosfera infida di corte, che purtroppo accusa di tradimento Pier delle Vigne, che accecato cerca il suicidio. Sono pagine che preannunziano una scomparsa di Federico che il nostro scrittore adombra felicemente nel mistero. E pertanto questo libro è una miniera inesauribile, è un testo poliedrico che dobbiamo scoprire nella sua complessa realtà, non solo nella sua ricchezza storica, non solo nell'universo umano da scoprire, non solo nell'aspetto stilistico, linguistico, quello stile plurilingue, aulico, idiomatico, convenzionale, eccetera, ma dobbiamo anche scoprire in quella che è la carica di valori, quella carica di valori di quell'interprete Guaimaro, quando si allontana dalla ferocia della storia e ritrova nel mondo abito, nel mondo ancestrale della sua terra natia, Melfi, ritrova la ricchezza di valori, quei valori che la nostra tradizione conserva. Vedete quanta intensità, quanto pathos, quanto epos, quanto eros. Un libro che, a mio avviso, consentitemi di dire, non può non essere letto, deve essere letto. Deve essere letto perché, a mio avviso, è un'opera. È un'opera umana,
di grande di Federico II, un'opera che permettetemi di dire, vorrei definire in maniera oraziana, Magnus Opus Ire Pereus, un'opera più bella, più duratura del bronzo, ed è l'augurio che faccio a voi.